80.000 firme raccolte in pochi giorni per riportare a casa Miró, un cane maremmano di 3 anni tolto alla proprietaria e messo in un canile dopo la denuncia di un vicino perché abbaiava troppo. A guidare la battaglia sui social, la nipote 27enne della donna. Quasi 90.000 le firme raccolte nel giro di pochi giorni per riportare a casa Miró, finito in un canile perché abbaiava troppo. Sta soffrendo molto, mangia poco, beve poco e effettivamente è lontano dalla sua famiglia. Straziante per loro vedersi attraverso la rete di una gabbia. Lui che era il re della casa e lei la padrona che non vede l'ora di riportarcelo. Miró, sequestrato, ed Eva in lacrime, sono stati separati dalle lamentele dei vicini a Rovere della Luna in provincia di Trento e adesso contano sulla solidarietà e sul sostegno di decine di migliaia di persone. Più di 90.000 le firme raccolte finora dalla petizione online affinché Miró, il cane che abbaiava troppo, soprattutto di notte, lasci il canile in cui è sequestrato e venga restituito alla sua famiglia. Non si può sequestrare un cane così come se fosse un oggetto perché fa parte della famiglia, fa parte comunque della quotidianità delle persone. Miró adesso vive chiuso in questa gabbia e dopo l'istanza di sequestro, la petizione Free Miró, ha sollevato proteste e mobilitato la rete. Chiedono che sia liberato in attesa del processo che alla fine del mese deciderà la sua sorte. L'obiettivo della petizione è raccogliere 150.000 adesioni, una soglia quasi raggiunta perché la storia di Eva e Miró ha commosso tutti. Tranne forse i loro vicini di casa. E il fatto che abbiamo raccolto anche 90.000 firme, anche più di 90.000 firme per riportarlo a casa è la prova che comunque per le persone sono importanti.